Collezione estremamente forte, estremamente audace, è ispirata a un romanzo che si chiama Il ballo delle folli, in cui si parla del mondo maschile che rende la donna in uno stato di coercizione. Quindi quando c'erano queste donne non desiderate, non più amate, venivano rinchiuse dentro dei sanatori e da lì nasce la forza e l'unione tra le donne e ho voluto portare questo in passerella. E ho cercato di trasmetterlo facendo sì di unire due elementi che di solito sono forti nella mia collezione, che è il tessuto alla pelle, ed è per questo che rinasce questo binomio, questo sodalizio con linea pelle. Ho voluto portare la collezione in fiera proprio per esprimere maggiormente questa forza di questa donna, no? E cercare anche di far uscire da quello che è il sistema moda prettamente milanese come città anche al di fuori, quindi portare la collezione al pubblico più ampio, a un pubblico anche che non sia soltanto modaiolo, quindi non solo quello ristretto della Fashion Week. E ha avuto un ottimo riscontro, anche perché ha visto un'evoluzione di quello che è la collezione, ma soprattutto in un mondo completamente diverso. È un ambiente completamente diverso. Allora, ormai è come essere a casa. Ogni qua volta, no? Quando poi torni a casa diventi sempre un po' più confident, sempre un po' più intimo. E da lì che poi è nato anche il sodalizio con la filiera totale che fa parte del sistema di linea pelle. Quindi è nata la collaborazione con diverse realtà. Mentre le altre due stagioni era puramente me e linea pelle, questa volta è stato me e linea pelle e tutti quelli che a sua volta espongono durante la fiera. Quest'anno, al di là di aver creato la pelle come se fosse solo tessuto, l'ho anche lavorata come intarsiata, laserata, dipinta, borchiata, intrecciata. Ho creato quello che è il classico volume che viene dato soltanto al tessuto con la pelle. È stata plissettata, quindi ci sono queste grandi gonne che sono un omaggio a Gianfranco Ferré, che sono pieni di plissé, oppure questi mini abiti laserati e poi borchiati. È una collezione appunto piena di lavorazioni, di tra gli intarsi, gli intrecci, le borchiature, le laserature, che poi sono comunque tra di loro mixate, quindi si può trovare in diversi volumi, in diversi capi della collezione, dal pantalone di prêt-à-porter alla gonna ampia fino ad arrivare alla sera.